I tassi di interesse stanno salendo, vendi tutte le azioni growth. I tassi di interesse continuano a salire, compra solo azioni value, è il momento delle value. Ultimamente non faccio altro che sentire queste due affermazioni, però pensandoci non ne vedo il senso. Quindi mi sono detto, facciamo una piccola ricerca, cerchiamo di capire perché le azioni growth dovrebbero andare male se i tassi di interesse dovessero salire. Benvenuti su Investire con Gus. Ormai lo saprete che non mi piace basarmi sulle voci, sulle paroline buttate là. Mi piace fare delle ricerche, mi piace fare due diligence e cercare di capire le cose, cercare di capire se le cose che vengono dette sono vere e hanno un senso. Perciò in questo video cercheremo di capire se è vero che quando i tassi di interesse salgono non ha alcun senso investire in azioni growth e diventa veramente molto ma molto pericoloso. Fare questo video è stato molto faticoso. Mi ha richiesto tanto lavoro, tante ricerche e in cambio vi chiedo soltanto una piccola cosetta gratuita, cioè lasciare un bel mi piace a questo video e se siete nuovi ovviamente iscrivetevi al canale. Se invece state per mettere un non mi piace a questo video, state attenti perché se lo farete le vostre azioni crolleranno, che siano growth o value, crolleranno comunque. La prima cosa che dobbiamo dire è che tendenzialmente quando i tassi salgono le azioni scendono e viceversa. Questo accade per due ragioni principali. La prima è che con l'aumento dei tassi il debito delle aziende diventa più costoso, le aziende dovranno pagare più interessi. E la seconda motivazione è il fatto che investire in bond, investire in obbligazioni governative, diventa più conveniente perché riceveremo un premio, un tasso migliore. Questa considerazione è la base dei mercati finanziari. I mercati finanziari sono governati dai tassi, fino a un certo punto però, perché le buone azioni che riescono a portare ottimi risultati ogni anno cresceranno sempre e comunque, che i tassi siano alti o che i tassi siano bassi. Perciò quello che dovremo fare adesso sarà prendere le lavagne ed iniziare a fare un'analisi un po' più dettagliata. Dovremo andare a fare una ricerca nel minimo dettaglio, dovremo andare a scavare un pochino. La prima considerazione va fatta sul debito delle aziende. Infatti, quando i tassi di interesse crescono, le aziende dovranno pagare più interessi sul loro debito. Perciò questo aumento dei tassi andrà ad avere un effetto negativo sulla profittabilità delle aziende, perché dovendo pagare più interessi, ovviamente l'utile andrà a ridursi, quindi la profittabilità delle aziende andrà a diminuire. Quindi probabilmente quando si verifica un rialzo dei tassi, le azioni da evitare, le aziende da evitare, sono quelle tanto indebitate. E normalmente le azioni growth non sono particolarmente indebitate, perlomeno quelle in cui investo io non sono particolarmente indebitate, perché secondo me quando si va a investire in azioni growth uno dei primi criteri da guardare è l'indebitamento. E io personalmente non andrei mai ad investire in un'azienda giovane, in crescita e tanto indebitata, non ha senso. Le aziende giovani devono essere molto snelle, devono avere pochi debiti e devono avere del cash a disposizione per espandersi ancora, per sfruttare la loro spinta, il loro futuro sviluppo. Invece, quando investo in un'azione value, faccio delle considerazioni un pochino diverse, perché molto spesso le azioni value sono fortemente indebitate, perché sono aziende più stabili, aziende più mature, più sicure, che quindi possono permettersi di indebitarsi di più pagando anche dei tassi di interesse abbastanza bassi. Quindi è molto più probabile che il debito sia alto su aziende value. Perciò questo primo punto ci fa subito capire che non è proprio vero che solo le azioni growth vengono colpite quando i tassi di interesse crescono. Le azioni ad essere più colpite saranno quelle tanto indebitate, perciò c'è da fare attenzione anche con le azioni value. Il buon prof Damodaran ci dice che le azioni growth andranno a soffrire parecchio quando i tassi di interesse salgono, perché le azioni growth scontano il loro futuro. Perciò, per proiettare la loro crescita futura, i loro utili futuri, il loro cash flow futuro, con un aumento dei tassi dovremo utilizzare un tasso di sconto più alto che andrà a ridurre il potenziale guadagno nei prossimi anni. Però, secondo me, qua non è stata considerata una cosa, cioè che alcune azioni growth hanno una crescita talmente alta che poco importa il tasso di sconto che viene utilizzato. Anche con un tasso di sconto molto alto, tante di queste azioni restano comunque sottovalutate, possono essere degli investimenti molto ma molto interessanti. Cioè il tasso di crescita molto elevato andrà a mangiarsi l'effetto negativo del tasso di interesse più alto. Perciò in realtà, secondo me perlomeno, un tasso di sconto più alto dovrebbe avere un effetto più negativo su un'azione value, su un'azione che quindi sconta una crescita futura più bassa, più piccolina, perché adesso questa piccola crescita non sarà sufficiente a mangiarsi, come dicevamo prima, il tasso di sconto che viene applicato per il calcolo del discounted cash flow. Infatti, a confermare questa mia teoria c'è la bolla del 2000. Negli anni precedenti, allo scoppio della bolla, i tassi di interesse erano piuttosto alti, intorno al 6-7%. Eppure, quali sono le azioni che hanno performato meglio? Le azioni growth. Quindi, secondo me, il concetto importante, il concetto base da capire in tutta questa situazione è il fatto che se un'azienda è buona e continua a crescere tanto,
otterrà dei risultati fantastici e anche le azioni si apprezzeranno, saliranno un sacco. Sia che i tassi siano alti, sia che i tassi siano bassi, le buone aziende salgono sempre. Il quarto punto, il rischio, è un concetto molto importante. Infatti, come dicevamo prima, quando i tassi di interesse salgono, diventa più appetibile, più interessante investire in bond perché riceviamo un interesse più alto. Quindi, anche senza esporci a un grande rischio, riusciamo ad ottenere una buona performance, una discreta performance. Però in questa situazione non è così. Al momento i tassi sono comunque troppo bassi, non danno una performance accettabile. Non so chi accetti una performance del 2% annuo o quel che è. Io no, è troppo poco. Quindi al momento non c'è alcuna motivazione per abbandonare le growth stocks per investire in bond. Magari nel momento in cui i tassi dovessero raggiungere il 5, magari il 6%, potrebbe diventare già più interessante. Inizierà ad abbandonare asset ad alto rischio per investire in qualcosa di più stabile, però per il momento con i tassi così bassi, a mio parere, non ha alcun senso. Perciò la mia conclusione è questa: fai le cose semplici, non perderti in queste supercazzole prematurate. Cerca buone azioni con poco debito magari e che abbiano un grande futuro davanti a loro e farai un sacco di soldi. Un'altra cosa importante che ci tengo a dire è il fatto che il mio portafoglio, e penso che anche il vostro dovrebbe essere così, è composto sia da azioni growth che da azioni value, perché non si sa mai quello che può succedere. Ci sono periodi in cui le growth vanno meglio e periodi in cui le value vanno meglio. Perciò è buona cosa avere entrambe le tipologie di azioni nel nostro portafoglio. Visto che l'ho citato in questo video, oggi voglio suggerirvi due libri di Asvat Damodaran. Uno in inglese, però è molto carino e più semplice da capire rispetto all'altro, e ve lo consiglio assolutamente, fa parte della collana dei piccoli libri, The Little Book of Valuation. In questo libro Damodaran esprime dei concetti molto interessanti e fa capire come si possa valutare un'azienda. Il secondo libro invece è un pochino più complicato e più dettagliato, però in italiano, ed è La valutazione delle aziende, un libro di cui vi ho già parlato in altri video, però non smetterò mai di consigliarvelo perché è veramente un ottimo libro per capire come valutare le azioni. Il prof Damodaran è sicuramente una persona da cui possiamo imparare tutti tantissimo, perciò vi consiglio assolutamente questi libri e vi lascio i link affiliati in descrizione nel caso in cui vogliate acquistarli. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!